Mehdi Taremi si avvicina a grandi falcate al Milan. I contatti tra Moncada, Furlani e il Porto, iniziati ieri sera e continuati questa mattina in videoconferenza, sono stati produttivi. L'attaccante iraniano classe 1992, che da tempo ha detto sì ai rossoneri, è vicino al trasferimento in Italia. Fino a quando non ci sono le firme non si può parlare di fumata bianca, ma secondo quanto appreso da Calciomercato. Com c'è grande ottimismo sulla chiusura dell'affare. Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro, senza bonus. Al momento i club stanno discutendo alcuni dettagli, tra i quali le modalità di pagamento. Il Porto, che fino a qualche giorno fa faceva muro, chiedendo per il cartellino di un giocatore che va in scadenza il prossimo giugno oltre 30 milioni, si è ammorbidito. Pinto da Costa ha capito che non c'è margine per il rinnovo, motivo per il quale ha aperto all'addio, per evitare di perderlo a parametro zero tra meno di un anno. Taremi, che ha già l'accordo economico col Milan, aspetta fiducioso. L'accordo tra i club dovrebbe arrivare entro questa sera. Milan, cessione Origi, doppia pista in Serie A. Il Milan sta cercando ancora una sistemazione per Divock Origi, che potrebbe restare in Serie A. Spuntano due soluzioni per il belga. Il campionato del Milan è iniziato come meglio non poteva. I rossoneri hanno conquistato due belle vittorie contro Bologna e Torino, segnando ben 4 gol nell'ultimo match contro i Granata, e sono in testa alla classifica a punteggio pieno assieme a Inter, Napoli e Verona. La squadra di Pioli ha dimostrato di essere in salute ed i nuovi acquisti stanno subito incidendo, soprattutto Pulisic, che ha firmato un gol sia nella prima che nella seconda giornata, facendo impazzire i tifosi. Sebbene manchi ancora un vice Giroud, il Milan può essere soddisfatto di quanto fatto sul mercato ed il campo ha fatto già capire che i rossoneri intendono lottare per lo scudetto fino alla fine. In questi ultimi giorni di mercato, dunque, non arriverà nessun altro giocatore ad eccezione del vice Giroud, che dovrebbe essere Taremi del Porto, ed il Milan dovrebbe pensare più alle uscite. Oltre a quella di Colombo, che dovrebbe lasciare la squadra una volta che sarà arrivato il secondo dell'attaccante francese, i rossoneri stanno lavorando anche alla cessione di Origi. Il belga, che non rientra più nel progetto, potrebbe restare in Serie A e secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todoficiales. Com, sarebbe finito nel mirino dell'Udinese, alla ricerca dell'erede di Beto. Ma i friulani non sono gli unici ad essere interessati all'attaccante e secondo le ultime indiscrezioni è da registrare anche l'interesse del Torino. Milan, Origi verso la cessione in A, Udinese e Torino sul belga. Incassati i 30 milioni di euro per la cessione di Beto in Premier League all'Everton, l'Udinese è tornata prepotentemente sul mercato e come riportato da Todoficiales. Com Origi è diventato l'obiettivo principale per sostituire l'attaccante portoghese. Il giocatore belga è un profilo di grandissima esperienza internazionale e risulterebbe importante tanto in campo quanto dentro lo spogliatoio. Inoltre, Origi conosce già molto bene la Serie A e l'Udinese andrebbe quindi a puntare su un acquisto sicuro sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, il club bianconero deve affrettare i tempi se vorrà puntare su Origi, poiché sull'attaccante belga c'è l'interessamento del Torino, che è alla ricerca di una punta di esperienza, ma non solo. I due club nostrani, infatti, devono anche fare attenzione ai club di Premier League, in particolar modo al Burnley che, secondo quanto riportato da Calciomercato. Com, pure avrebbe mostrato interesse per l'attaccante belga, che gradirebbe il ritorno in Inghilterra.
La volontà di Origi sarà dunque decisiva ed il giocatore è chiamato a dare una risposta in tempi brevi, anche perché il mercato sta per chiudere ed il Milan ha fretta di risolvere una volta per tutte questo rebus durato per tutta l'estate.